Quando è il momento di lasciare l'Italia? Quando è il momento in cui dovresti guardarti allo specchio e dire adesso basta, me ne devo andare, è arrivato il momento, non ce la faccio più? Ecco, il mio consiglio è quello di evitare di arrivare a quel punto, no? Al boiling point, cerca di andartene un attimino prima. Non esiste un momento giusto o sbagliato per andare via dall'Italia e soprattutto non devi pensare soltanto alle tasse. Chiaro è che sotto un profilo tecnico meramente fiscale il mio consiglio è quello di aspettare di superare le soglie del forfettario, perché soprattutto se sei all'inizio non ha senso lasciare immediatamente il paese se il tuo unico obiettivo è quello di risparmiare sulle tasse, perché poi puoi serenamente risparmiare sulle tasse con un trasferimento di residenza come ho fatto io 10 anni fa. Da un giorno all'altro ho raddoppiato il fatturato perché sono passato dal pagare il 50% di tasse allo zero. Allora ha senso, ma avevo già un business avviato, avevo già vissuto 10 anni in Italia, sapevo che cosa stavo lasciando. In ogni caso la prima regola è non pensare solo al risparmio fiscale, ma pensa alla qualità della vita a cui vai incontro. Quindi se sei estremamente insoddisfatto non solo della pressione fiscale ma anche della qualità della vita, e quindi di quello che fai da quando ti svegli a quando vai a dormire, se non ti soddisfa la tua vita affettiva, se non ti soddisfa la tua vita familiare, ma soprattutto la tua vita sociale, ma soprattutto la tua vita lavorativa, allora forse è il caso di fare un passo al di là del confine. Rendiamoci sempre conto che il trasferimento è sempre reversibile. Quando io mi sposto per andare a vivere in un altro paese, quando io trasferisco la mia residenza fiscale effettivamente in un altro paese, posso sempre tornare indietro. Un trasferimento di per sé non è né definitivo mai né la fine del mondo. Il punto è però andare soprattutto nel primo trasferimento, questo è il mio consiglio, cercare di trovare un nesso culturale o comunque un interesse nel paese in cui vado a ristabilire il mio domicilio, perché sia chiaramente per un livello, a livello personale è più facile ricrearsi un circolo sociale affettivo in un posto che ti piace mediamente, dove pensi che ti potresti trovare bene, sia perché anche a livello fiscale diventa poi più facile, Dio non te ne voglia, se ti dovesse arrivare un accertamento, dimostrare che il tuo centro degli interessi è stato effettivamente spostato in quest'altro paese, perché poi il trasferimento di residenza gioca tutto, ruota tutto intorno al centro degli interessi effettivi. Dopodiché, quando ti sei stabilizzato, hai ridomiciliato in qualche modo i tuoi interessi, quindi hai preso un nuovo affitto a disposizione, delle nuove utenze, ti sei iscritto a circoli piuttosto che a palestra, hai fatto un po' di amici, allora è il caso di ricominciarsi a guardare intorno. Voi direte: ma come, sei pazzo? Sì, è sempre il momento di uscire dalla propria comfort zone, quindi anche il fatto di aver trovato un nuovo posto non vuol dire che poi ci devo rimanere per sempre. Il concetto fondamentale che ti voglio trasmettere è questo: andare via dall'Italia non vuol dire che devi andare via per sempre dall'Italia, ma ti permette di guadagnare il doppio nella metà del tempo, se sei bravo e chiaramente hai un business che sai far girare. Questa cosa ti permette di accumulare patrimonio che per esempio in 10 anni non riusciresti a accumulare in Italia. Ce ne vorrebbero 20-30 di anni a parità di pressione fiscale. E quindi tu puoi girare il mondo, cominciare a capire che cosa c'è là fuori per te, se fa il caso tuo, comparare nuovi paesi con il vecchio paese e poi prendere la tua decisione. Dove andare? Allora, per un primo trasferimento di residenza, se sei all'inizio, io consiglio sicuramente un paese dell'Unione Europea. Non consiglio mai a un nuovo cliente, soprattutto se giovane, di trasferirsi in un paese extra UE, soprattutto se appunto al primo trasferimento, perché chiaramente lo strappo in quel caso potrebbe essere più pesante, mentre un trasferimento in un paese UE è molto più semplice, sia per vicinanza evidentemente all'Italia, quindi a 3 ore di aereo fondamentalmente puoi coprire l'intero territorio dell'Unione Europea, sia nuovamente sotto un profilo fiscale è più semplice, perché per il semplice fatto di essere un cittadino dell'Unione Europea diventa più semplice evitare dover richiedere visti. Se vado a vivere in Paraguay, se vado a vivere in Brasile, se vado a vivere a Dubai, se vado a vivere in Thailandia, ho bisogno di una serie di visti che burocraticamente possono darmi dei fastidi. Ok, quindi ricordo
guarda, intanto è importante fare il primo passo quando si è economicamente in grado di farlo. Un trasferimento non è mai irreversibile, ti permette di accumulare denaro e patrimonio, tornerai poi in Italia da riccone a goderti la bella vita sulle nostre spiagge. Sono Luca Taglialatela, se vuoi sapere dove andare o vuoi ricevere consigli sui trasferimenti di residenze, sulle pianificazioni fiscali, e allora ti invito a cliccare like e soprattutto a rimanere aggiornato con le notifiche del canale. Noi ci rivediamo nel prossimo video.